Nel video dove parlo di quelli che secondo me sono i 5 principali problemi del neofemminismo, lo chiamo neofemminismo, femminismo moderno, ma appunto mi riferisco al femminismo mediatico, cioè come le ideologie femministe vengono poi trasposte, trasfigurate sui social, sulle TV, sui giornali. Questo ovviamente non toglie che ci sono tante persone che si definiscono femministe, che sono realmente per la parità, ma come ho detto in un video precedente, quando ti dai un'etichetta devi anche essere consapevole che quell'etichetta può essere trasfigurata da altri, e quindi quel significato non lo decidi solo tu, ma è un significato che viene definito collettivamente, socialmente. Ecco, uno dei punti di quel video è la deresponsabilizzazione femminile ed è uno dei punti che vorrei approfondire in questo video. Cosa intendo per deresponsabilizzazione femminile? Io ho notato appunto che una certa retorica sociale, mediatica, pseudo-femminista, sedicente femminista porta secondo me a fare un errore, cioè a ricercare, a individuare una classe sociale privilegiata, considerata come privilegiata, e a scaricare su di lei le colpe di alcuni squilibri sociali che si sono creati. Io onestamente non so se l'uomo sia privilegiato o meno, è difficile davvero da concludere. Sicuramente il maschio è privilegiato in alcuni ambiti sociali, sicuramente in quello lavorativo. Ci sono dati inconfutabili che dimostrano come nel mondo del lavoro gli uomini tendono ad avere più facilità di ingresso e più facilità di carriera. Ma secondo me, quando definiamo una classe sociale come privilegiata, dobbiamo anche portare delle evidenze che quei privilegi portano poi, in definitiva, dei vantaggi dal punto di vista psicologico. Queste prove, secondo me, al momento non ci sono, o comunque non sono evidenti. Insomma, questa classe sociale che viene definita privilegiata, in alcuni ambiti è vero, in altri ambiti non sembra essere così, o comunque sembra che, al netto di tutto, non ci sia una felicità, un benessere psicologico così alto, così maggiore da parte dei maschi bianchi etero rispetto alle altre classi sociali da poter giustificare una tale conclusione. Oltre all'individuazione di un nemico sul quale scaricare la responsabilità di una disparità che evidentemente c'è ancora, il rischio è appunto quello di individuare delle persone che appartengono a una classe sociale che sono ree di commettere questi tipi di atti di disparità e cercare quindi di educare quelle persone alla parità. Secondo me questo è un approccio sbagliato, cioè dire che la parità si otterrà se i maschi bianchi etero riusciranno a capire quanto sono tossici, quanto sono disparitari, quanto sono negativi, è una visione che tende a deresponsabilizzare invece magari le donne che, essendo parte di questa società, sono corresponsabili di questo sistema disparitario. Anche perché se i maschi crescono con un certo tipo di visione della società, con un certo tipo di mascolinità tossica, è anche colpa di un'educazione che proviene, almeno per il 50%, se non di più, dalle donne. E qua arriviamo forse al punto chiave, cioè il punto in cui una retorica femminista, pseudo-femminista, penso sbagli, a mio modo di vedere. Ovvero, riconosce tutto quello che io dico, riconosce le difficoltà dell'uomo, il peso del ruolo di genere maschile, tutte le conseguenze che ciò comporta sia verso gli altri, quindi di dannoso verso le altre classi sociali, in particolare le donne, sia verso se stessi, quindi una autodistruzione a causa di un ruolo di genere davvero pesante, come viene certificato in tanti studi. Ma il punto su cui io non sono affatto d'accordo è scaricare tutta la responsabilità di questa mascolinità tossica su colui che ne è anche vittima. Cioè dire sostanzialmente l'uomo ha creato il patriarcato, l'uomo ha creato questo tipo di disparità sociale, se adesso ne subisce le conseguenze è di fatto colpa sua. Quindi, oltre a stare male per questo tipo di ruolo di genere che è molto pesante, molto opprimente, sei anche colpevole di quel ruolo di genere. Quindi, insomma, come si dice in gergo, cornuto e mazziato. E questo è quello che io chiamo il peccato originale maschile. Cioè, l'uomo ha creato queste disparità, l'uomo ha peccato in passato creando questo tipo di sistema patriarcale molto dannoso e disparitario, adesso ne subisce le conseguenze, e deve cercare di riparare al suo errore. Questo tipo di retorica non è portata avanti solo da alcuni gruppi pseudo-femministi mediatici, ma è una retorica che è molto introiettata e molto sostenuta anche da tanti uomini. Io vedo molto spesso dei commenti sotto i miei post o in altri luoghi del web di uomini che magari di fronte all'evidenza di una donna che discrimina, sbaglia, commette
quello che potremmo definire un comportamento immorale nei confronti degli uomini. Ecco, il loro punto di vista è: beh, ma noi abbiamo oppresso le donne per tanti anni, abbiamo discriminato le donne per tanti anni, adesso stiamo zitti e subiamo questo tipo di ritorsioni. Oppure le donne hanno un sacco di problemi nella società, se qualcuno fa della retorica sessista contro gli uomini e magari pompa il ruolo di genere femminile a livello mediatico, va solo bene perché questo può essere un meccanismo compensatorio che porterà ad accelerare il processo di parità. Io onestamente non sono d'accordo con entrambi i punti. Noi come maschi, ma in generale come società, stiamo sempre pagando gli errori del passato. Ereditiamo un'educazione da parte di genitori che magari hanno tante disfunzionalità, che a loro volta hanno ricevuto queste disfunzionalità da un'educazione da parte appunto dei loro genitori disfunzionale. E fare un discorso del tipo: siccome in passato i maschi hanno oppresso le donne, hanno discriminato le donne, adesso stiamo zitti e subiamo, secondo me è un discorso ridicolo, perché poi il peso di quegli errori ricade su persone che magari non hanno nessun tipo di colpa, che l'unica colpa che hanno è essere nati di una classe sociale, ma non hanno neanche scelto loro la classe sociale, perché non è che noi all'inizio della vita ci viene fatto scegliere se vogliamo essere uomini, donne, se vogliamo essere bianchi o neri, cioè, quindi noi ci ritroviamo in questo mondo e dobbiamo essere responsabili di quelle che sono le nostre azioni. Se in passato qualcuno ha commesso dei crimini, se in passato qualcuno è stato discriminatorio, violento ed è appartenente al nostro popolo, alla nostra nazione, alla nostra etnia, non è giusto che le colpe di quelle persone ricadano sul presente e non è giusto neanche applicare una legge del taglione asincrona, per cui se tu hai sbagliato in quanto uomo nel passato, oggi subisci lo stesso tipo di ritorsione nel presente. È come se io oggi andassi in Germania, prendessi un ragazzino di 18 anni che sta camminando per strada e gli dessi del nazista e gli rinfacciassi il fatto che il suo popolo ha sterminato gli ebrei. Ma che discorso è? Cioè, che colpa ne ha lui? Cioè, capite che è continuamente portarci dietro degli errori e continuare quindi a, invece di cercare di superare l'astio, tentare veramente di raggiungere una parità, che significa cercare di dare sempre meno peso al genere, quindi cercare di considerare le persone a prescindere dalla loro etnia, razza, genere, ma focalizzandoci ancora di più sul sesso delle persone, cercando di etichettarle sempre di più con quel sesso. Io penso che non sia la strada giusta, semplicemente. Non penso che sia sbagliato, e attenzione che questo tipo di retorica disparitaria, quello che io chiamo il sessismo socialmente accettato, non è dannoso solo per gli uomini, perché a volte a me sembra che stia diventando una partita di calcio, dove ognuno c'ha la sua bandiera, allora io sono femminista, allora tu sei MRA, tu sei maschilista, tu sei... Ma non è così, cioè non è una partita di calcio dove qualcuno vince e qualcuno perde, dalla disparità perdiamo tutti, quindi dobbiamo semplicemente cercare di equilibrare le cose. Ma per equilibrare le cose non ci deve essere una classe sociale, per esempio quella femminile, che continua a colpevolizzare quella maschile chiedendogli di cambiare, chiedendogli di diventare persone migliori, e se alcune di queste persone sbagliano, generalizzare tutto l'errore all'intera classe sociale. Perché appunto si continua a creare nell'immaginario delle donne l'essere vittime e si continua a creare nell'immaginario degli uomini di essere degli oppressori. E questo tipo di ragionamenti sono veramente pericolosi, come ho discusso anche con Federica in un video precedente sulla violenza sugli uomini. Quindi io penso che sia nell'interesse di tutti evitare di pompare un sesso piuttosto che un altro, perché anche in questo caso mi rendo conto che quando escono articoli pro donne, dove magari si dice che le donne sono più brave a fare qualcosa, o che le donne sono più intelligenti, o le donne sono più brave in generale, vedo che le donne esultano e dicono: vai, vedete che le donne sono più bravi degli uomini. Ma anche questo tipo di retorica, che può sembrare una retorica compensatoria rispetto ha una disparità, rischia di diventare molto pericolosa, proprio perché continua a separare i generi, continua a renderla appunto una partita di calcio tra maschi e femmine, e aumenta la pressione sulla donna, che se nel tempo verrà dipinta sempre di più come una persona migliore, più intelligente, più brava, più capace, poi appunto si prenderà anche tutta quella fetta di ansia di fallimento, ansia di deludere le aspettative, che per esempio oggi attanaglia soprattutto i maschi. Per esempio l'hikikomori, che è un problema che dipende molto dall'ansia del giudizio, dall'ansia di fallire, dall'ansia di essere giudicati come persone non all'altezza delle aspettative degli altri, riguarda soprattutto gli uomini, anche appunto a causa di una pressione legata al ruolo di genere maschile.
Tutto questo appunto per dire che secondo me il discorso dell'uomo ha creato la disparità e adesso cerca di sistemare le cose non è utile per nessuno. Da una parte colpevolizza eccessivamente gli uomini che si sentiranno in colpa e porteranno ad abbracciare questo tipo di retorica di oppressori che adesso devono stare zitti e devono subire qualunque tipo di sopruso, e dall'altra parte una deresponsabilizzazione femminile per cui la donna non riconoscerà neanche quando metterà in atto dei comportamenti discriminatori, sessisti, semplicemente perché si pensa che la donna non possa essere sessista, discriminatoria. E anche quando magari una donna commette degli errori perché magari approfitta di una situazione di vantaggio legata al proprio ruolo di genere, oppure opera della discriminazione nei confronti dell'altro genere, di quello maschile, viene in qualche modo scusata, viene in qualche modo compatita, compresa, e la sua colpa viene socialmente molto ridimensionata proprio perché c'è tutta questa retorica della vittima, e quindi se tu commetti questi atti, però li commetti perché sei costantemente oppressa, sei in una situazione di difficoltà, e semplicemente sono atti, nonostante discriminatori, nonostante lesivi degli altri, però compensatori, sono atti che devono essere scusati perché sono di fatto anche quelli causati dagli uomini. Quindi il discorso finale è: questo tipo di retorica rischia di condannare gli uomini sempre e comunque, sia quando sono vittima, sia quando discriminano. Quindi da una parte l'uomo che commette un errore di tipo discriminatorio viene socialmente stigmatizzato e colpevolizzato in quanto uomo per il suo errore. Dall'altra parte, quando una donna commette un errore di tipo discriminatorio, viene in qualche modo socialmente compresa e deresponsabilizzata a tal punto da attribuire la colpa del proprio errore all'altro sesso, quindi alla creazione di un sistema disparitario di cui l'uomo è originariamente fautore e quindi sempre e comunque colpevole. Questa è una mia percezione del clima sociale che si sta andando a creare negli ultimi anni. Può darsi che sia una percezione esclusivamente personale, che non sia invece qualcosa di più diffuso. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete notato questo tipo di comportamenti, questo tipo di dinamiche sociali. Ci vediamo al prossimo video, grazie mille.